719 punti, il Nasdaq invece guadagna lo 0,44%, il Dow guadagna 150 punti, insomma il rally natalizio sembra che sia partito. Tra l'altro ci sono tantissimi market movers, ieri abbiamo sentito la Fed che continuerà a sostenere l'economia con acquisti ovviamente di titoli e non solo, manterrà i tassi invariati finché non si torna ai livelli pre-pandemici per quanto concerne il mercato del lavoro e ovviamente l'inflazione. Poi tra l'altro oggi abbiamo visto un po' dati deludenti per quanto riguarda le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, quindi c'è tantissimo lavoro sotto questo punto di vista. Andiamo a vedere velocemente anche il mercato obbligazionario. Devo dire che il grande protagonista degli ultimi giorni, scendono intanto i rendimenti del decennale, il trentennale americano, i treasury decennale rende lo 0,8%, i 30 anni 1,6%, invece la situazione in Europa è molto interessante in quanto i rendimenti sono sempre più bassi, lo spread tra il BTP e Bund a quota 110 punti base e invece il decennale italiano, come stiamo dicendo anche precedentemente, ai minimi storici, rende lo 0,5%. Focalizziamoci adesso sull'argomento Recovery Fund perché ovviamente continua il dibattito in Italia. Ricordo intanto che secondo quanto riporta l'ANSA, l'Italia Viva non sarà alla riunione con i capi delegazione. Intanto però anche vorrei parlare delle dinamiche internazionali. Vorrei dare il benvenuto a Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy, Bocconi University. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Allora, vorrei innanzitutto partire con una domanda molto semplice. Secondo lei il Recovery Fund rischia di diventare perenne, strutturale? Non può esserlo perché non ci si può indebitare per sempre, anche se questa è la strada che hanno preso gli stati sovrani nell'ultimo anno. Stiamo parlando di 17 mila miliardi di dollari di nuovo debito ed è ancora in crescita. No, il Recovery Fund è strutturalmente episodico perché serve per cambiare marcia in termini di infrastrutture, tecnologie, processi, digitalizzazione, evoluzione verso l'economia green. Quindi è una tantum, così come un piano Marshall. Dopodiché l'economia deve camminare sulle proprie gambe, non può vivere a debito. Ecco, questo argomento sicuramente è molto interessante, ovviamente mi riferisco all'argomento del debito. Intanto ci sono stati cambiamenti del recovery, del resto non è sorprendente perché abbiamo visto che per esempio il Congresso americano ha ritoccato più volte questo pacchetto di aiuti economici che stiamo tuttora attendendo. Però è stato secondo lei un errore eliminare dal recovery quel programma che forniva liquidità alle imprese, proposto inizialmente e poi tolto dal Consiglio europeo? Anche perché c'è un grosso dibattito per quanto concerne la liquidità. Abbiamo sentito anche il report dell'ex presidente, dell'ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che ha parlato delle problematiche legate alla solvibilità delle aziende, in particolar modo le piccole e medie imprese. Quali sono le sue posizioni? Che la liquidità è già forse eccessiva sul mercato. Il problema è la solvibilità. Direi che il team di Draghi lo ha sottolineato con chiarezza, le aziende più fragili rischiano di non essere in grado di restituire i soldi che vengono prestati, quindi concedere altra liquidità ad aziende che non sono solvibili è un disastro annunciato. Poi non è facile scegliere le aziende sane dalle aziende che non sono in grado di competere, ma questo è il mestiere delle banche, signori. È il difficile ma fondamentale mestiere delle banche selezionare le aziende che hanno la possibilità di crescere, quindi consentendo la ristrutturazione dei settori, lo spostamento della manodopera e la riqualificazione. È un pezzo del duro, brutto lavoro del capitalismo che va fatto, altrimenti siamo condannati a un'eterna tutela da parte della finanza pubblica, che ovviamente non se lo può permettere, che non può vivere a debito. Quindi certamente il ciclo di concessione della liquidità deve essere indirizzato solo alle aziende che hanno elevata probabilità di solvibilità. Le altre devono o fondersi o chiudere con sperabilmente procedure fallimentari decisamente più favorevoli e rapide di quelle di oggi. Fallire non deve essere un dramma, un delitto, un crimine. Fallire fa parte del capitalismo. Fallire e riconfigurare
i fattori produttivi è l'essenza schumpeteriana della distruzione creativa. Assolutamente sì, quindi secondo lei non ci sono rischi legati alla solvibilità, Ce ne sono tantissimi. almeno nel breve termine. No, nel breve no, perché abbiamo poi tutta Europa abbiamo messo in ibernazione le imprese, abbiamo proibito licenziamenti, abbiamo bloccato fondamentalmente ogni forma di riassetto. Questo è grave, è un grave errore. Si può intervenire sui licenziamenti nel breve, ma stiamo parlando ormai di più di un anno. Nessun paese europeo ha adottato questa logica. Questo impedisce l'ingresso nel mercato del lavoro dei nuovi giovani. E questo vuol dire un ulteriore anno perduto di una generazione abbandonata per la scuola e per l'ingresso al lavoro. Non consente la riconfigurazione delle aziende. Alcune aziende semplicemente non possono riaprire perché non sono le condizioni per farlo. È cambiata la tecnologia, sono cambiati i processi, i gusti dei consumatori. Quindi è impensabile che il governo congeli la struttura economica di un paese. È impensabile. E in questo senso la solvibilità è un problema. Ha ragione Draghi a dire che si tratterà di scegliere quali aziende aiutare, concentrando gli aiuti su di loro e quali aziende invece lasciare al loro destino di normale ristrutturazione. È amaro dirlo, ma va detto perché è un mestiere fondamentale dell'economia quello di scegliere i vincitori, altrimenti li sceglie il governo e invece di scegliere i migliori, sceglie gli amici degli amici. Sì, assolutamente. Draghi comunque ha ribadito che la scelta deve essere fatta dal mercato, non del governo, perché ovviamente altrimenti ci saranno sicuramente, come anche ha detto lei, conflitto di interesse. Allora, intanto partiamo spostiamoci verso il piano del governo, perché lo ha presentato più o meno 2 settimane fa. Ovviamente ci sono tantissime polemiche che continuano anche ad oggi. Slittato l'appuntamento tra Italia Viva e il governo, che era alle 9 del mattino, alle 18, quindi ulteriore ritardo. E ovviamente, come ben sappiamo, il dibattito riguarda la task force, quindi Italia Viva, in particolar modo Matteo Renzi e la ministra Bellanova non sono d'accordo con la task force, in particolar modo, ecco, proposta da Conte, che lui stesso fa parte della task force. Secondo lei, ecco, lei come valuta il piano? Innanzitutto partiamo da questa domanda: come valuta il piano proposto dal governo, perché c'è una gran parte di fondi concentrati sulla green economy, come giusto sia, perché questo è un po' l'obiettivo dell'Unione Europea, poi dall'altra parte della digitalizzazione dell'amministrazione pubblica e 9 miliardi che sono stati molto discussi per la sanità. Valuto quel documento insufficiente nel merito e inaccettabile nel metodo. Mi spiace, ma devo dare ragione a Renzi su questo, che non ha fatto solo obiezione sulla task force, ha fatto una lunga lettera, è uscita proprio oggi, che entra nel merito delle scelte del Recovery Fund, una lettera durissima e secondo me è una lettera che merita il dibattito pubblico, al di là della negoziazione tattica, della cosiddetta verifica di governo. È un'agenda programmatica per il paese che questo governo non ha saputo con tutta onestà esprimere. Quindi, nel merito, come dicevo prima, i capitoli del recovery fund, della bozza di recovery fund che sono usciti, sono in linea teoricamente con quello che stabilisce l'Unione Europea. Ma quando parliamo, per esempio, di transizione green, la gran parte dei fondi vanno al 110%. Signori, il 110% è una cosa importante per la filiera dell'edilizia, ma non è una transizione al green, è una toppa che mettiamo a un patrimonio edilizio arretrato. Il green vuol dire nuovi processi produttivi, vuol dire investire nella filiera dell'idrogeno seriamente, vuol dire un'elettrificazione non forzata, ma governata della mobilità. Il digital, anche qua, la gran parte dei soldi sono spesi dallo Stato per lo Stato, invece di creare piattaforme abilitanti per le imprese e per l'innovazione. È un progetto molto statalista che non punta a abilitare le forze dell'impresa privata. E d'altra parte è nella cifra di un governo particolarmente dirigista e statalista ed è giusto che almeno una voce più riformista come quella di Renzi lo dica. Mi stupisce il silenzio sostanziale delle opposizioni del centrodestra che non ha saputo dare contributi molto chiari sul punto, anzi, quando chiede qualcosa, chiede ulteriore spesa pubblica, ulteriore Stato. Una nota sulla sanità, profondamente sbagliato il commento che circola.
il recovery fund non può essere dedicato alla sanità, nel senso di assumere infermieri o ristrutturare ospedali, è vietato. Può essere dedicato il recovery fund alla tecnologia per la sanità, alla salute elettronica, alla tecnologia della diagnostica, a quelle cose lì. E in effetti devo dire che un pezzo di recovery fund a quello punta. Ma ripeto, sono tecnologie e processi, non si possono usare i soldi del recovery fund per assumere persone. Per quello ricordo che c'è il MES e c'è da aprile-maggio. Perché il governo non l'ha usato? Lo sappiamo perché. Perché è diviso al suo interno da obiezioni ideologiche, fanatiche di qualcuno che è contrario per un principio inspiegabile, o forse spiegabilissimo, si chiama populismo e ignoranza. Quindi la sanità non deve essere oggetto del recovery fund, perché il recovery fund serve a rilanciare la produttività di medio-lungo termine del paese, non a mettere cerotti sui buchi del passato. Beh, ecco, viste le divergenze all'interno della maggioranza, secondo lei è in pericolo l'integrità del governo? L'integrità del governo devo ancora vederla. Diciamo che il governo è una simpatica armata Brancaleone, a giudicare dai suoi risultati. Io non faccio l'analista politico, ma insomma, se devo vedere le decisioni che ha messo in campo, la capacità di controllare l'epidemia disastrosa, siamo il peggior paese d'Europa per vittime e per perdita del PIL, di rilanciare l'economia, saremo il paese peggiore d'Europa anche l'anno prossimo, perché cresceremo meno degli altri, abbiamo perso di più degli altri e cresceremo meno degli altri. Che altro devo dire? Cioè, i fatti parlano, no? Quanto alla crisi politica, è strisciante, questa sappiamo come è nata questo governo, ha un'origine, diciamo, raccogliticcia e la dimostra tutta. Ciò detto, tocca al Parlamento, vuol dire, esprimere il governo. Questo è un Parlamento molto autoreferenziale, perché sa molto bene che un'eventuale elezione sconvolgerebbe la base della rappresentanza, però questo fa parte della democrazia. Se hanno intenzioni di esprimere un altro governo, che lo facciano, purché ne facciano uno che funzioni. Ecco, invece, per quanto concerne i dati macro, stiamo vedendo dei numeri sempre più preoccupanti. Per esempio, oggi abbiamo visto i dati della IMSS per quanto concerne le assunzioni. C'è stato un crollo molto importante per i primi 9 mesi, si tratta di un crollo del 34%. Per quanto tempo possono continuare i governi europei, perché non è solo l'Italia comunque con il lockdown, con la stretta, soprattutto avvicinandosi, ecco, alle feste natalizie, ma anche al Capodanno, se vogliamo. Per quanto tempo possono continuare, visto le ripercussioni sull'economia che potrebbero essere molto molto serie, e addirittura i soldi del recovery potrebbero anche non bastare per la ripresa sana? Secondo me siamo già fuori tempo massimo abbondantemente. L'Europa ha dimostrato tutti i suoi limiti, sia come Stato nazionale che come incompleto progetto di Unione. L'Unione è uscita da questa crisi, è uscita perlomeno dalla sfida di questa crisi più forte di prima, perché i meccanismi di coordinamento sulla finanza, sulla politica monetaria, sul debito, sono stati passi avanti da gigante rispetto a 70 anni di storia più di basso livello, ma ha dimostrato di non aver saputo difendersi da un virus che era, in realtà, come hanno dimostrato alcune economie asiatiche, non sto parlando della Cina, che ovviamente è un regime completamente diverso dalle democrazie liberali, ma mi riferisco al Giappone, mi riferisco ovviamente ai casi eccellenti come la Corea del Sud e Taiwan, che sono le democrazie liberali di straordinaria vitalità e che hanno assolutamente ridotto l'impatto del virus a una, come dire, a una cifra, diciamo, gestibile, poche centinaia di vittime, centinaia, non stiamo parlando di migliaia, e un impatto sul PIL di pochi punti, in certi casi, se pensiamo a Taiwan, addirittura in crescita, no? Anche lì il Giappone soffre, ma non soffre con le nostre logiche. Qualcuno mi viene a dire che è merito dell'etica confuciana, francamente mi viene da ridere, che l'etica confuciana serva a combattere il virus, diciamo. È un'interpretazione quantomeno surreale. Per combattere il virus serve organizzazione, tecnologie, processi, scienza, ecco, a quelle cose si deve ricorrere per combattere il virus. I governi europei non possono continuare a fare la balia dell'economia europea per altri mesi, perché la stanno intossicando. Anche i sussidi vanno dati con intelligenza, vanno dati per far ripartire, non per tenere chiuse le imprese.
Purtroppo, quando un governo non sa garantire la salute pubblica, che è un bene pubblico essenziale ed è un bene delegato allo Stato, ricordo, non, il cittadino da solo non può combattere l'epidemia. È un po' come la difesa nazionale, un po' come la giustizia, no? Un po' come la moneta. È un classico bene pubblico. E signori, lo Stato nazionale europeo ha fallito clamorosamente nel garantire un bene pubblico fondamentale sul quale contano ovviamente gli imprenditori privati. Se faccio ristoratore, conto sulla salute pubblica, altrimenti non posso lavorare. E viene a mancare quella, ovviamente io non posso più fare il mio lavoro. Bene, questo patto è stato violato dagli Stati europei, che hanno dimostrato la loro inadeguatezza a intervenire, quando bastava probabilmente prendere esempio, imitare, non dico copiare, ma insomma applicare le stesse modalità che sono state usate da alcuni paesi del sud-est asiatico, che hanno fatto un lavoro molto migliore. Quindi non possiamo andare avanti così, dobbiamo prendere esempio da quelli che hanno fatto meglio di noi, ma non con le prediche o con i DPCM, con processi organizzativi che limitano il rischio che questa epidemia si diffonda e che si ripeta. La vaccinazione ovviamente è, come dire, il refugium peccatorum, se posso dire, di tutti, ma richiederà tempo, e anche qui vedremo se gli stati saranno in grado di eseguire in maniera rapida, efficace, i processi di vaccinazione. Consentitemi un grave dubbio sulla capacità di questo paese, a fronte del fatto che l'Inghilterra è già partita e ha già fatto centinaia di migliaia di vaccinazioni, è partita anche il Canada, sono partiti gli Stati Uniti, la Germania è già pronta a partire da alcuni giorni, l'EMA, abbiamo visto, accelererà e già tra 3 giorni lascerà il suo benestare. Non si capisce perché dobbiamo aspettare gennaio o febbraio per iniziare i processi di vaccinazione. È un'altra inaccettabile dimostrazione di inefficienza che questo governo sta dando. E non basteranno certo poche vaccinazioni simboliche per garantire quello che deve fare una vaccinazione, cioè accelerare il processo di immunità di gregge. Non è un'operazione di comunicazione, è un'operazione di salute pubblica e come tale va eseguita. Infatti l'EMA, ci sono arrivate anche delle notizie positive, perché l'EMA, dopo soprattutto le pressioni da parte della Germania, molto probabilmente approverà il vaccino Pfizer-BioNTech il 21 di dicembre. Poi abbiamo sentito anche da Ursula von der Leyen, ha annunciato a Bruxelles che la vaccinazione all'interno dell'Unione Europea partirà il 27 dicembre. Ovviamente il V-Day europeo in realtà sarà spalmato su 3 giorni, dal 27 al 29 dicembre. Ursula von der Leyen ha sottolineato che vorrebbe che questo processo iniziasse insieme per tutti i 27 paesi. Secondo lei questo è una cosa possibile? Assolutamente possibile, perché le dosi verranno consegnate a tutti i paesi europei da Pfizer, partendo dal Belgio, praticamente nella stessa giornata. È un fatto simbolico, ripeto, non conta la prima siringa, conta l'ultima. Non conta il primo vaccinato, conta l'ultimo, perché l'ultimo è quello che produce l'immunità di gregge. Il primo è comunicazione, è, posso dire, marketing politico. Quindi fanno bene perché è un segnale di sensibilizzazione. Siccome l'Europa ha scelto un vaccino non obbligatorio, ovviamente bisogna creare un consenso, bisogna fare un po' di nudging, no? di incentivazione benevola e gentile, e la comunicazione a questo serve. Qualcuno se l'è presa con il progetto delle primule in piazza. Io invece non lo trovo un'idea sbagliata, non trovo che sia sbagliato demedicalizzare il processo e renderlo pubblico, sociale, come deve essere la salute pubblica. Certo che se viene fatto invece di garantire i processi di base, allora fa arrabbiare. No, se è fatto insieme, allora per me è benvenuto, e francamente le critiche le trovo ingenerose a fronte del fatto che qualcuno sta lavorando gratis per dare una mano al governo. Se il governo fa solo quello e poi non fa il processo di vaccinazione, allora è criminale. Sì, ci sono stati dei ritardi molto importanti anche per quanto concerne il vaccino anti-influenzale, e quindi sicuramente non c'è troppa fiducia. Allora, le chiedo un'ultimissima domanda: come vede evolversi la situazione per quanto riguarda la vaccinazione? Secondo lei gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno un vantaggio troppo importante rispetto al vecchio continente, in quanto anche lei ha ribadito che la vaccinazione lì è già partita, in Gran Bretagna da 2 settimane, negli Stati Uniti da pochi giorni?
Beh, è un vantaggio positivo, voglio dire, non è una gara a chi arriva prima a sconfiggere gli altri, è una gara a far meglio. Quindi, secondo me, hanno fatto bene ad anticipare con un'autorizzazione di emergenza le loro autorità indipendenti. Poi ci sono state pressioni politiche, sì, capisco, però di fatto quando tu hai UK, Canada, US ed Europa che autorizzano lo stesso vaccino sulla base degli stessi dati, direi che c'è poco da discutere, insomma, che poi siamo in condizioni di emergenza, che ogni giorno di ritardo voglio dire rischiare migliaia di vite, mi sembra innegabile. Quindi, a fronte di del tutto discutibili rischi di che cosa? Poi di allergia, non so, di reazione allergica, capisco, per carità, capisco, e quindi magari bisogna selezionare, però bisogna ponderare questi rischi a fronte dell'oggettiva importanza di prevenire uno dei più disastrosi fenomeni di pandemia della storia umana. Ecco, quindi ponderiamo queste cose. Io mi auguro solo che l'Europa non spettacolarizzi il processo e faccia appello alla responsabilità, perché sento ancora tantissime persone poco convinte, titubanti. Questo è frutto della disinformazione inaccettabile fatta dai media su che cos'è un vaccino. Un vaccino è un processo scientifico ed è un processo rigoroso, non è un dibattito televisivo. Un vaccino è l'eccellenza della ricerca scientifica, e francamente aver ottenuto non uno ma più vaccini in pochi mesi è uno straordinario risultato di cui parleranno i libri di storia ai nostri figli. Ecco, vediamo di essere degni almeno dell'etica pubblica di questo grande risultato scientifico, perché sarebbe veramente paradossale che a fronte dello straordinario successo della scienza ci fosse un default etico, morale e civile di una nazione che si rifiuta di fare un passo fondamentale per la tutela dei propri anziani, prima di tutto, ma anche della generazione che ci deve seguire. Io la ringrazio, ringrazio Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy, Bocconi University. Grazie mille per essere grazie stato a voi. Con noi. Buon proseguimento. A voi. Allora, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, però rimanete con noi perché segue la seconda parte di Le Fonti Closing Bell. A tra poco.